fatta bene insomma ecco ne ripariamo dopo perché vedo che il nostro regista è già arrivato e quindi stiamo per iniziare la puntata con Livio Cari amici di Telegarda, appassionati di diretto, ben ritrovati. Voi vedete che anche per questa puntata siamo qui in un posto molto suggestivo, come ho avuto modo di dirvi qualche tempo fa, suggestivo e in buona compagnia, perché vedete che accanto a me c'è ancora Livio Parisi, che ho detto nel momento in cui ci ha aperto la porta, ho detto qua bisogna assolutamente approfittarne. Ciao Livio, buongiorno, carissimo, spero di trovarti carissimo in forma, ti omonimo. vedo già. omonimo, mi fa piacere, ecco, Siamo omonimi ma non parenti, anche se siamo tutti dell'Alto Garda. Perfettamente. Anche Livio, pur essendo a Castelletto di Brezzone, lui è originario ma poi ve l'aveva già raccontata qualche tempo fa. Quindi noi siamo qui con Livio per riportare un po' la, la vostra attenzione, suscitando spero sempre un po' di vostro interesse, sulle poesie di Floriani perché come abbiamo già detto nelle altre puntate con Livio Livio è un grande cultore appassionato di Floriani vi ha raccontato tutto quello che ha fatto per Floriani e quindi è giusto anche oggi parlare di Floriani oggi ne parliamo eh, cercando di leggere di parafrasare di analizzare formalmente questa bellissima poesia che è la Madonina ecco eh, Livio spiega ai nostri ascoltatori di questa poesia, perché tu mi pare che ogni anno la leggi in una particolare occasione. Certamente. Eh, ho l'onore di essere invitato annualmente alla benedizione delle barche a Riva del Garda ed è una manifestazione assolutamente straordinaria, stupenda. Perché ci portiamo grazie al contributo dei Vigili del Fuoco, della Polizia, eccetera, eccetera, sotto Esperon Speron. Sotto Speron. Speron, dove c'è questo capitello. Che si confonde con la roccia meravigliosa della Madonnina, che adesso non vorrei sbagliare, ma è stato fatto, mi, mi dicono, nel Settecento da una famiglia rivana. Dopo una tempesta, il, la barca si è rovesciata e si sono salvati. Quindi, la Madonnina è lì, incastonata nella roccia, e, mh, quasi abbandonata, e, e la leggo sempre volentieri perché. Posso dire certo. qual qualcosina? Certamente. E al l'ac sui Croce di Speron fat con dosasi e in poca de calzina. Gan Capitel, con dentro un Dinociom che prega sempre il cielo, la Madonina. Intorno pace, una gran pace bella, petegolezze e gloria dei colori, con qualche tocco di sbrindola de vela che la si veta all'arco, quei pescatori. Oh Madonina, cara Madonina. Desmentegarda quando l'acqua la infesta, prega il cielo che dà acqua celestina lontana che staga sempre la tempesta. Dalla sponda del lac, fiaca, lontana, con grande malinconia si sente a sbalzi, a sbalzi una campana, suonare l'Ave Maria. Sulle del cielo nugole color carazza, inmaciate d'argento, in colore dai lampi le scorazze sflaggerate dal vento. La voce la chiama, mamma, mamma, mamma. E su dal lac, dall'acqua scura scura, che risponde Norai, una tempesta che fa venire paura, che fa prevedere mai. La voce la chiama Mama, che risponde il ciel con una fiamma, il lac con le onde, e dalle sponde una grande eco dei toni, dei gran toni potenti, la musica del vento, dei refoloni, che il va e veri lamenti, o oh, madonina santa e benedetta. Sora sti temporai prega, che acqua scura la si e che cessa sto prega, prega, che su del ciel le fiamme le cessa, per pietà, falla almeno queste vece, porre mame, che i soi le aspetta a casa, sul lac, che al par, la maccia tutta negra, piena di gobe, orlai, di spiumamenti, la forza del brut ventre la se fa pegra, <coughs> la cessa piamo piama, piama solamente, le nebbie a gropi, a gropi, le, sba, le se sbanda, se vede en fonte, e il bianco di qualche vela si pista su del cielo e poi si sgranda il cuore innamorato di qualche stela le onde grosse ma fiache le secuna l'acqua la torna ancora celestina e un bel raggio d'arzente, d'un tocco di luna e carezza, sta bella madonina ecco, qua. ecco quindi per l'ennesima volta avete sentito che Lidio <coughs> recita questa poesia che si riferisce appunto alla madonina attenzione però la Madonina del Speron, perché quando si parla della Madonina, e adesso parliamo in dialetto magari, anche, sì, diciamo, perché quando si parla della Madonina, mi pare che qualcuno pensa alla Madonina che è sulla strada, che va fra riva, fra il Po, San Nicolò Bravo, e Torre, esatto, esatto, no, perché uno la Madonina che è l'indo che si tuffa, no, non è lì, no, questa è la sua Speron, esattamente, e eh, la Madonina costruita come te dite da una famiglia, sì, la famiglia, per, non mi ricordo il nome, per francamente, per ringraziare appunto per il... la Madonina, esatto, esatto, che esatto, per aver esatto. salvata. Dopo, mi permetto anche di dire una roba, che veramente, siccome è sempre le, quei fiori e tutto, lì, che degli acrobati per Temo arrivare dal De Sora, perché dal De Sotto è difficile, ed è veramente una e cosa... Con le cose, e su. aggiungo anche una cosa, che questo culto della Madonnina, oggi come oggi, le quali è quasi scomparso, perché chi è che fa capitei? Non è più niente. Una, una riconoscenza perpetua così alla Madonna, per mille è una cosa straordinaria, commovente, straordinaria. E Floriani ha colto questa cosa qua. insomma, ecco. Sì, eh, sui capitei, vera, anche a Semini devo dire che, eh, ci la strada che da Nago si va sui prai de Nago, sì. subito uscì da Nago, messa gli olivi sulla strada, Gersio de Nago che l'ha fatta in bellissimo capitel vale la pena andare a vederlo, scavando fossasi, insomma la sì, faccio sì, sì, una sì, roba credo molto credo, bella, credo. bella, molto bella, quindi che è qualche duni ancora che sì, sì, sì. dà questa passione per la religiosità, sì. Esatto, eh, che poi è del... la fede antica dei nostri de avi, altri. insomma, esatto. che nel cuore c'è sempre, in tutti i cuori, che qualcuno magari non sente, ma c'è, insomma, ecco. la Dai. Ecco. Eh. che è? Ecco, che a Livio, che quando sì. sento questa poesia qui, <coughs> mi fa venire in mente un po' anche il famoso romanzo di Verga, no? Eh, dove si parla appunto dei, 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 dei pescatori che appunto è fora a pesca, a un certo punto è il temporale e tutti i familiari, le mamme che è lì sulla, sì, sulla sì. riva che aspetta appunto Bravo, eh, e quindi eh, mi richiama un po' questo, anche se il lac non è il mar, però il l'AC quando si arrabbia non è una roba tanto simpatica, anzi che sta dei grossi lutti oh, in, sì. in questi anni delle persone che certo, hanno fatto certo. il lago arrabbiato. ecco Lasciamo un attimo l'aspetto la, lirico, purtroppo sapete che ho sempre detto che questa è un'impostazione didattica della trasmissione, e mi piace ritornare un po' sulle forme della poesia di Floriani. Ecco, in particolar modo c'erano alcuni termini molto interessanti. C'è questo orai, che risponde norai, e poi sotto natompesta. Ecco, sono due termini un po' quasi sinonimi, no? Norai da, dovrebbe essere un turbinio, un insieme di... di, di di turbini del temporale e poi un bel verbo il sora, il sorar ecco il sorar mi ricordo i quando si sì, intende so, sì. eh, eh, sbassare la temperatura eh, della minestra, esatto, esatto. aspetta che sora un po' la minestra prima di mangiarla, SORA quindi eh, vuol dire un e po' bello, abbassare, perfetto, perfetto. in questo caso abbassare mm. proprio il temporale, il temporale quindi prega la madonnina che la sora Sta tompesta, eh? questo temporale, questo turbinio, questi refoloni, ecco, questi refoloni sono le raffiche del vento che possono provocare tanti danni. Naturalmente non posso non dimenticare eh, il discorso dell'accento, l'accento fonico, eh, vi ho ricordato in qualche puntata fa che eh, eh, l'ingegner Giancarlo Maroni eh, aveva dato alle stampe eh, le poesie di. Floriani per evitare Riccardo, Ri Riccardo scusa sì. Riccardo non Giancarlo, sì, sì, Giancarlo. ha fatto un errore madornale eh quello che... della centrale no, no, <ride> mi permetto ecco. siccome certo. abbiamo alle spalle l'opera ricelsa di Giancarlo che, che è il vittoriale, vittoriale di Salò, vittoriale, eh. vittoriale esatto, esatto cioè di Gardone scusa. sì sì esatto, e esatto. quindi il vittoriale ecco. dicevo cosa ha fatto l'ingegnere Maroni ha ristampato le poesie di, di, di Floriani, perché? Per evitare che qualche sconsiderato pubblicasse in modo scorretto, eh, ci sono dei termini veramente, <ride> sarebbe bello che andassi a cercare il termine, per evitare sì, che qualche sì, sconsiderato sì. usasse gli accenti fonici in modo scorretto, Bravissimo, in modo sbagliato. Perfetto, perfetto. Perché i rivani hanno l'accento fonico spesso chiuso, lo diceva Allegere Baroni. Questo viene dimenticato da coloro che si permettono di ristampare le poesie dei Floriani senza avere questa eh, capacità appunto di analizzare l'accento fonico. E quindi, anche qua naturalmente ci sono gli accenti fonici: non sto adesso, ma cel, vedete, cel, comunque mm -hmm. non ce sarebbe bisogno: di Nocione, chiuso. Ecco, e poi ce n'era anche eh, darzent. Ecco, darzent, vedete, noi ad arco diciamo darzent, en maciade darzent, in realtà è en maciade darzent. Sflagellate dal vent, non dal vent, dal vent con la E chiusa. Sì, 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 sì. Quindi mi raccomando, quando vi mettete a leggere Floriani o volete ricopiare una poesia di Floriani per darlo, non so, io spero, a qualche vostro nipote per sollecitarne un po' l'interesse per il dialetto, mi raccomando, attenzione agli accenti. E poi non posso non farvi notare alcune immagini, lo dicevo prima, Livio, quando parla, dice. E intorno passa una gran pazza e bella, petegolesi e glorie de colori. Cioè, per dire questi colori, questa, questa fantasmagoria di colori, lui usa questi petegolesi che è un termine che ha a che fare col parlare, ma no? invece proprio questo, questo petegolesi de colori. O con, qual, beh questa, con qualche toc de sbrindola de vela che la si veta all'arc con i pescatori, che la si veta, cioè che civetta, fa la civettuola. Come le ragazze quando vogliono farsi notare da, 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 dai maschietti, eh, fanno le civette. ecco, La stessa cosa ecco, fa la vela, questa sì, sbrindola. Sì. Di allora, vela. Eh, mh, io quando leggo Floriani così, lo sento, oltre che un grandissimo poeta, interprete della natura di tutto, ma anche uno scultore, un pittore della parola. Bravo, un pittore. Pittore esatto. della parola, perché veramente. Eh, se ti immagini, l'aria che è, stamattina è magnifica. Sta vela che sbatte così, che si veta, è uno spettacolare. Certo, certo, Un pittore, perché se voi osservate le poesie di, di Floriani non solo mettono in evidenza eh, oggetti, luoghi, aspetti ambientali, ma anche colori e rumori. Certo. I rumori della natura dell'ambiente, i colori dell'ambiente. E quindi eh, veramente Floriani, io direi che per coloro che vogliono eh, così cercare di avvicinarsi al dialetto, Floriani è il poeta che permette questo, lo permette con grande facilità. Se poi trasformiamo la poesia dialettale in poesia italiana, ancora di più diventa un fatto letterario importante. Detto questo di Floriani, adesso però con Livio non posso non richiamare la vostra attenzione su quello che fa Livio al di là del dialetto, perché Livio mi pare si occupa anche di letteratura in generale, no? Cos'è che organizzi tutti gli anni o ogni, ogni due anni? No, quel premio tutti, che... tutti gli anni. Tutti diciamo, gli lei. anni, ecco, <coughs> Allora, questo... in sostanza, sì. la cosa fissa che faccio è intorno al a metà marzo, che mi ricorda l'anniversario dell'apertura del locale, di San Giuseppe in particolare, che è rivolta a mio suocero, che era pescatore, che mi ha iniettato con un flebo ideale culturale, la cultura del pesce di lago, faccio il pescatore dell'anno, cioè attraverso una giuria di giornalisti di Trento, Verona e Brescia, indichiamo un nome di un personaggio che eh, si è distinto eh, sul lago di Garda, eh, nel campo dello sport, della cultura, eh, della pittura, eccetera, eccetera, insomma, ecco, e con una manifestazione veramente molto interessante e molto bella. Per esempio, l'ultimo pescatore è Giordano Bruno Guerri, sì. giornalista di fama più che nazionale, e internazionale, che è il presidente del Vittoriale, eh, che è, come dicevo prima alle nostre spalle, ma anche gente dello sport come Gianni Torboli, che ha vinto un sacco di campionate di, di Giri d'Italia, Lena, a sì. Francesco Moser, che pure è stato, che, nella ricorrenza del record dell'ora. E via dicendo, insomma. ecco, Quindi la manifestazione è molto bella. Non solo, ma in novembre, per tre settimane, tre giorni di novembre, eh, presenta un libro, un libro sempre legato un po' al territorio, insomma. Ecco. Ho capito. Ecco. Perché sostengo insomma, che la cultura deve essere la base un po' di tutta la nostra vita. Insomma, ecco. Certo, lo e parlo da ex insegnante ex a insegnante. ex insegnante. Eh? Certo, certo, allora, certo, boh, certo. Ma di questo ne avevamo già parlato quando eh, sì. è riuscito ad a far intestare la scuola dei commercianti esatto, geometrici. Esatto. Geometri e fra l'altro, se posso aggiungere sì. una cosa di Floriani. Avendo iniziato prima Rovereto eh, al triennio, quindi non, non hai il tempo di curare queste cose qua perché ci sono dei programmi molto rigorosi, molto rigidi. E arriva del Garda negli ultimi anni: eh, sono riuscito a trovare un'ora eh, o forse più di tempo per, la quarta, per, la, eh, per il biennio, diciamo, facendo una denominazione di dialetto. E Ti dico la verità che, ti dico la verità, parliamo un po' di Lei davvero adesso, che eh, i, i ragazzini erano entusiasti. Questi termini non so, eh, particolari che tu hai citato, e quindi eh, secondo me la cura e l'attenzione per il dialetto vuol dire una cura e un'attenzione per le nostre vere e autentiche radici. Perché, certo. insomma, il dialetto fa è parte, parte del eh, nostro... Sì, come certo. ho già detto più volte e lo ripeto fino alla nausea, questa trasmissione è nata... Non con lo scopo di raggiungere obiettivi siderali, beh, sentite, c'è un cucù interessante che ci, ci dice che ormai siamo, stiamo per finire. Quindi, eh, quindi Livio ci ha messo anche per le, per questa bella, questa, per questo bel rumore, questo bel suono. Dicevo che non ha lo scopo questa trasmissione di raggiungere eh, obiettivi siderali, eh, ma semplicemente di contribuire a suscitare un po' di interesse. Se chi ci ascolta dicesse, ah però, eh sì, abbiamo già raggiunto il nostro risultato. Detto questo, adesso, come ho fatto nelle precedenti puntate, vi leggo il solito vocabolarietto, che attenzione, sono vocaboli tratti dalle poesie di Floriani. Allora, boir, bollire, butol, germoglio. Ciacolar, chiacchierare, empetola, quando parla del sac, mi pare che usa avvolto, sì, sì. ma anche imbrogliato, engoto, goto, un goccio, orai, vi ho detto prima, è il turbinio durante la tempesta, la sguassera, eh. la patumiera, sparagnar, risparmiare. Stukom, te mai dato in stukom, cioè mai dato una forte stretta. E questi sono i vocaboli. Adesso però vi concludo con un proverbio. Sentite questa qua. Eh. Leggendo i tanti proverbi, non è che avevano molta considerazione i nostri vecchi per le donne, o tanta o poca. In questo caso sentite cosa dicono o delle tanto donne? Omiga, omiga. O miga, beh, no, io no, ecco. Dio no, ha detto omiga, io non volevo andare così in basso. Sentite cosa dice questo proverbio. La vedova la pianza il mort, ma la pensa già al vif. Ecco, mi scusino le nostre gentili telespettatrici scusino eh, questa, questa battuta, sapete che ho un grande, una grande considerazione per le donne, anche perché quando presento a volte certi aggettivi maschili, poi vi presento anche il femminile per fare la parità di genere. Eh. Quindi mi scuso di nuovo, ma tanto per fare un sorriso finale. Con Livio che ringrazio ancora per questa sua presenza. Ne approfitterò ancora perché con lui è sempre un bel chiacchierare sul dialetto, ma anche su altre esperienze che lui ha fatto. Lo ringrazio anche perché siamo in questo posto magnifico. Vedete che il suo ristorante, ne parleremo: vedete, è affacciato sul porticciolo di Casteletto di Brenzone. Grazie Livio dell'ospitalità. e Arrivederci A tutti. e naturalmente. Saluti a tutti ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao! <ride> Grazie mille!